mi perdo in quell'attimo dove dicevo che tutto era fantastico. Mi sembra ieri. E ora che è successo fa lo stesso. Se non ti cerco non vuol dire che mi hai perso. Già sto sognando. C'era una ragazza che cantava benissimo, allora ho pensato che era proprio il caso di intervistarla perché secondo me è una che nel futuro farà una bella carriera. Ho qui vicino a me Jennifer, un nome tra l'altro proprio da cantante. Jennifer, ma com'è sta bella voce? Com'è nata? Come ti hai scoperto di avere questa voce, di avere questa passione? Io ho iniziato a cantare nei karaoke, sinceramente non pensavo di arrivare a studiare canto. Poi, visto che tanta gente mi diceva sei brava, ho iniziato anche a studiare. Hai iniziato a studiare, ma hai iniziato anche a pensare a un lavoro di questo tipo oppure lo prendi come passione solo e basta? Beh, sinceramente io facendo anche la ballerina l'ho preso anche come un lavoro. Sì, quindi tu fai danza infatti, mi hai raccontato, quindi vuoi badare alla danza tanto quanto vuoi badare al canto, lo vuoi curare come la danza, perché e ti piace più cantare o danzare? Beh, tutte e due, però la danza mi sta più a cuore sinceramente. E nel repertorio che hai, che canzoni canti, che canzoni ti piace cantare? Mi piace Tina Turner, Whitney Houston. Gente facile così, eh? Sì. Ma le hai già cantate o le sogni soltanto? Perché no. Non è facile. Le canto a casa, poi anche dal mio maestro le canto. Senti, so che parteciperai, ti hanno appena contattato perché ho rigliato tutto, parteciperai a questo festival di Mia Martini. Che sta succedendo? Che sta capitando tutto stasera? Che succede? Sì, mi hanno contattata e sinceramente ho preso un po' di tempi, però sono contenta di partecipare. Perché hai preso un po' di tempi? Vuoi prima studiare bene? Meglio prima prepararsi e poi andare. Senti, ma qual è il tuo modello di cantante? Se devi pensare a una cantante che ti piace molto, vorresti essere come lei oppure che ti può insegnare molto, chi può essere? Ma tante, tipo anche Tina Turner mi piace tanto. Come anche Tina Turner? Beh, Laura Pausini, bravissima. Allora, concludiamo con un sogno. Quale possiamo dire un sogno che può essere anche un augurio da parte nostra di diventare, di realizzare che cosa? Beh, vorrei realizzare che ogni volta che io mi esibisco in qualcosa che gli altri sognano con me. Wow. Che conclusione! Jennifer, ti lasci così il nome d'arte, che fuori, che vuoi fare? Jenny, questa è la conclusione filosofica, spirituale di Jenny. Auguri e speriamo che ci sia tanta gente che possa fare quello che hai detto. Ora che mi sento bene, spengo la luce, spero di riuscire a dimostrare così fa bene. Ora che ci penso, mi perdo in quell'attimo dove dicevo che tutto era fantastico. Mi sembra ieri. E ora che è successo fa lo stesso. Se non ti cerco non vuol dire che mi hai perso. Già sto sognando, ma adesso buonanotte a te, buonanotte a me, buonanotte che ancora non ho incontrato. Buonanotte pure a lei. Lei te dove sei? Anche oggi che ti ho cercata. Buonanotte a te, buonanotte a me, buonanotte a chi ancora non ho incontrato. Buonanotte pure a lei. Anche oggi che ti vorrei semplicemente. 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 Voglio di non ragionare ma vivere, sempre disposto a rischiare e ridere, riderne la gioia di quest'attimo, senza pensarci troppo, solo gustandolo. Le stesse storie, quei percorsi che non cambiano, quelle canzoni e le passioni che rimangono. Semplicemente non scordare.